Dico che a me il turpiloquio della Meloni mi scandalizza molto, molto meno dei suoi silenzi volgari di fronte appunto alla mattanza di palestinesi del suo amico Netanyahu e dei suoi amici terroristi di Stato israeliani. Come vedete, la Meloni ha voce in capitolo su tutto, commenta la qualsiasi, si permette di utilizzare il turpiloquio come stratagemma comunicativo in vista delle elezioni, ma tace da pavida politicamente qual è di fronte a una mattanza e un genocidio che si sta Allora, consumando sul nostro mare. arriviamo, passiamo da Elisabetta Piccolotti a approfondire.